Maria Flag si intitola la canzone, cioè fai sventolare la tua bandiera, insomma. Infatti nel video ci sono un sacco di ragazze molto carine che sventolano bandiere di ogni parte del mondo. Questa canzone, che è firmata da Afrojack, che è un produttore, insomma, dance molto molto popolare, è cantata da una voce che avete sentito mille volte in queste ultime settimane, che è la stessa voce che canta un'altra canzone. Ci arriviamo per grado, perché prima io voglio fare una cosa che ho sempre sognato da piccolo. Sì. Cioè vorrei presentarvi il signor Luis Alfonso Rodriguez López Cepero, meglio conosciuto come Luis Fonsi. Thank you. Ciao, happy Luis. To be here. Grazie a te di essere qui con noi. Buongiorno anche a Niki, che come sempre ci aiuta con le traduzioni. Si puoi parlare spagnolo un pochito. Oh, yo hablo de todo. Por toda la gente latina che sta qui in Italia. Sì, un beso bien grande a toda la gente latina de Italia. Tenemos muchos, aquí. Sí? Sí, sí, sí. Bien, bien, muy bien. Muy bien por los latinos. Che puoi dirgli che li riconosciamo ogni domenica nei parchi dove c'è un asado, dove c'è della carbonella. You just say it's very typical. I understood asado. Yeah, asado, right. No, but it's very typical, like in the Italian parks in Milano, all the Latino community usually go in barbecues, you know. Yum. So yeah. They might be running and then they smell and they the smell asado. Good asado. Yeah. Smells dream. Good. Esatto, e sogniamo di poterci fermare, prendere una birra e un po' di carne. Birra e asado, perfect combination. They dream about that while they're running, you know. Like, oh. Allora, Luis è molto famoso in America, sia in quella latina che in quella del nord. È la prima volta, credo, che viene in Europa. Is the first time for you in Europe? It's my first time, yeah, promoting my music in Europe. This is my first visit. I landed yesterday here in Milano, so today this is my first interview. Wow, so, yeah, è arrivato ieri la sua prima intervista. Yeah. Grossa responsabilità. Cercheremo di fare bella figura. Yeah. Tu sai che la tua canzone è un grande successo nel nostro paese. Of course you know that your song, and did you expect very... I did not expect it. No, we knew Despacito was a special song. We loved writing it, recording it. We felt that people were going to like it, but we didn't think it was going to become such an important song worldwide, especially in countries where they don't speak Spanish. That to me has been the biggest gift and surprise for Despacito, to see, you know, Italia, Francia, Japan, Russia, dancing Despacito. It's crazy. It's beautiful. Dice che la canzone, insomma, quando la registravano si capiva che era una canzone un po' speciale, però sicuramente non si aspettavano il successo globale, soprattutto non si aspettavano un successo così importante in paesi dove in fondo lo spagnolo non si parla, no? Russia, Giappone, l'Italia, Francia. E ha citato il Giappone, appunto, soprattutto, che mi fa specie che giapponesi apprezzino la musica latina. Come mai? Yeah. What happened to Japan? Japan is dancing Despacito. It's crazy. I love it. They love the dance too. Yeah. Sono molto appassionati di coreografie poi da quelle parti. Comunque, insomma, gli Gaza. Chi ha scritto la canzone? Who wrote the song? I wrote the song with a fantastic songwriter called Erika Ender from Panama. Okay. And then we invited a great featuring called Daddy Yankee, who's a fantastic the artist. The man from the Gasolina. Yeah, Gasolina, of course. Dale me gusta la gasolina, dame la gasolina, como me encanta esa gasolina, dame la gasolina. Yeah, so Daddy Puoi Yankee did a wonderful job. Puoi spiegare a Luis che un po' sorpreso che lui ha un cognato cubano. Claro, tengo mi cognato de Cuba. Oye, Cuba. A la isla. De la isla de la juventud, Cuba. Brother-in-law, his brother-in-law. Yeah, Cuba's Cuba. Beautiful. So he can practice, you know. Very close and very similar to where I'm from, Puerto Rico. Molto vicino, molto molto simile anche a... Sia lui che Daddy Yankee, tra l'altro, sono di Puerto Rico. Daddy Yankee's from Puerto Rico He's a great friend from Puerto Rico, and he added, you know, that sort of rhythmic side to the song, you know? Because I'm more of a romantic pop singer, and he's obviously more urban, so that mixture to me was important in the song. Daddy Yankee ha scritto, insomma, la sua parte insieme a quest'altro autore Di Panama, però dice, sai, io sono un po' un cantante un po' più tradizionale, più romantico, no? Invece Daddy Yankee rappresenta un po' il lato urbano, no? L'imperatore del reggaeton, e quindi la commistione, come diciamo. Si definisce come genere questa canzone, perché ce ne sono tante di coniugazioni nell'America Latina. If you have to define the genre To me, this is the new pop. It's the new pop. I think this is where pop is heading in Latin music, at least. Yeah. Because it's a melodic song. It's a song that I wrote with my guitar. Exactly. It has
very tropical Latin melody. That's kind of salsa. Yeah. And but then it has a beat which is more urban. Yeah. So it's a mixture of lots of different colors in one song, and to me that is why people are connecting to the song, because it's not one specific genre, it's a mix of pop, latino and urban. Lui lo chiama un po' il nuovo pop, perlomeno nel mondo della musica latina, no? Perché la canzone, se la senti anche l'inizio con la chitarra, è una canzone molto tradizionale, no? C'ha una melodia assolutamente latina, però insomma il beat, quell'insieme di beat urbano, un po' più contemporaneo, melodia... è Despacito, insomma. Com'è la vita a Miami o Miami, come dice lui, per uno che fa il suo lavoro, insomma, è la capitale quella. What's it like to live in Miami, you know, for somebody like you, for a star, you know? I love Miami because it's a mix of cultures. It's like your song. Yeah, it's like my song. There's people from everywhere. You can live your whole life in Miami and not speak one word of English. Because there's so many people from Latin America. Yeah. And from Europe as well. Yeah. And you go out and you can eat any kind of food, and you can go to a club and dance any kind of music. Mm-hmm. And to me, my family's there. My family's very important to me, so they're there. I'm close to Puerto Rico. I'm close to the world. I'm one flight away from the world. So it's nice. It's a good place to be. Yeah. Bellissimo posto per stare, sono con un volo posso andare in tutto il mondo, la mia famiglia è lì, che questo è molto importante. Ma poi a Miami, come in tutte le città grosse americane, c'è un po' di tutto, posso mangiare qualsiasi cosa. Cioè, puoi vivere lì senza parlare una parola d'inglese, particolarmente a Miami, vent'anni senza mai dire una parola in inglese. Mi viene da pensare, ma Donald Trump come si sentirebbe se venisse a Miami? I understood Donald Trump. How would he feel if, you know, if he goes to Florida a lot, maybe not Miami? No, we don't want I don't want him in Miami. Ma che lui ha una residenza in Florida, sì, no? Ama il caldo, però a Miami non lo vogliamo, voluto, diciamo. Di cosa parla esattamente Despacito? Perché Despacito significa un passo alla volta, credo. Beh, piano, o lentamente. Lentamente, no? Yeah, lentamente, o step by step, you know? Yeah. But what's the song about? I think it's about making love. Yeah, so, you know, it's a very interesting lyric, because it's very sensual. Yes, but it's not sexual. It's just it's that line, it's borderline, before you get to before it gets just too one strong. Step before. Yeah. It's like we get really close. Sì, sono quelle cose che piacciono alle ragazze. Però, puoi dire anche. Ma non è volgare, cioè in realtà è la linea tra sensuale e sessuale. Lo che gusta la muchacha, la chica, no? But it's done with very elegant point of view and very respectful towards women. Yes, it's about love. It's about what a girl makes us guys go crazy and all the things that we want to do to her. Lentamente, but with a lot of with a lot of elegance. Certo, sì, non è una canzone volgare, no? C'è più eleganza. Comunque parla di tutte le cose che noi vogliamo fare alle ragazze che ci fanno impazzire, ma lentamente. Però io non so perché mi vedo, scusa, prego, per poi prego, andare prego, con prego. La, mi vedo lei con lui già coppia che ascolta questa canzone e dice: cacchio, vedi? Lui sì che lo fa lentamente, mica come te, brutto. He has this image in his mind, you know? Proprio nella macchina. There's a girl driving with her boyfriend, you know, and she listens to the radio and she's like, she almost wants to tell her boyfriend, like, see, this is the way to do things. Not like you, you know, always fast, you know. It's like a manual. Yeah. It's a manual. Yeah. I think girls like, you know, slow, you know, take life. Despacito, everything, not just love. Life.